Ciao a tutti ed eccoci in Animal Crossing, Happy Home Designer. Oggi catturo questo cliente, un campeggio estivo. Andiamo da Theo, praticamente. Andiamo a costruire la casa di Theo. Andiamo, andiamo. Ci penso io, vai Theo, vai tranquillo. Vai. All'interno della casa vorresti un campeggio. Va bene. Allora, Teo lo metto qua. Un campeggio mi serve una stanza grande, ok. Vai. Andiamo. È un po' difficile. Vediamo cosa ci ha portato Teo. Sotto la pioggia, ho messo in condizioni difficili, ti ho messo Teo. Teo, cioè, questa pioggia, sei sicuro? Ok, allora, intanto faccio un parcheggio per l'auto. Ci metto questo. Taglia M. Guarda, Teo, te la metto qua. Quindi puoi parcheggiare l'auto lì, poi... Ma io te ora... Aspetta un attimo, perché non so se... Lasciarti fuori con quest'acqua. Aspetta, aspetta. Pensavo di farti un accampamento dentro, eh. Sì. Cos'è? Come? Anguria, sì. Tranquillo, Teo. Allora, Teo, tranquillo. Ti vado a prendere la roba e ti faccio il campeggio dentro casa. Perché, insomma, fuori con quest'acqua mi sembra una certa. Allora, ho fatto il parcheggio per l'auto. Poi... sì, la staccionata mi piace. Ci metto un alberello. Anzi, no, lì qualche cespuglio. Che tra l'altro di nuovo c'è l'ibisco. Giallo. Quindi... due. E tre, faccio proprio... poi ci metto altri tipi di... oh, babba mia, fa paura questi tuori! Uno. E due. Vai! Perfetto. Un parcheggio per le macchine, sì, infatti non è che ci passi parecchio, proprio stretta ci passa la macchina, poi finirà di piovere, insomma. No, che cosa sto facendo qui? Ci metto da esterni. Quanta roba! Banda da campeggio. Ci metto... aspetta, facciamo così, guardiamo che cosa ha portato Teo. Oh, guarda, quanta roba! Bene, questo è cos'è? Melanzana, l'anguria, questo è cos'è? Cetriolo, questo lo metto fuori. Sinceramente non ho ben capito che cos'è, però, un cetriolo. Dai. Poi fuori ci metto, non ci pensiamo a queste cose strane, ci metto anche la melanzana. Ottimo. Ah, forse per fare la griglia? Comunque lo metto qui fuori. Poi finirà. Allora, ci metto fuori quello, questo qui, questo falò qui. Finirà prima o poi di piovere. Vediamo. Sì, una tettoia, non c'è niente per fare tipo un riparo. Assolutamente niente. Però c'è una bella seggiola da giardino, di plastica. La metto qua. Di fronte al falò. Il sacapelo lo metto dentro. Vediamo se ci sta dentro. Altrimenti lo vengo a mettere fuori. E poi quando finirà di piovere farei il campeggio. Bene. Ok. Allora qui al centro ci metto. Aspetta, 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 aspetta. Andiamo qua. Fuoco di bivacco o fuoco da campo? Questo è fuoco da campeggio. Ho messo sta questo. Fuoco da bivacco. Allora lo metto proprio qui al centro, che ci fa caldo. Poi la branda, ho visto la branda, la branda. Dov'è? Ah, qua, via. Col... la branda. Il sacco a pelo di qua. Ci sta sopra il sacco a pelo? Vediamo poi se ci sta in branda il sacco a pelo. Sopra non ci sta. E quindi seconda branda qua, di lato. Di lato qua. Poi continuiamo a fare questo campeggio. Vediamo. Intanto attacco questo al muro.
il barbecue in casa, facciamo tutto in casa noi, eh? Campeggio casalingo. Poi anche un bel fornello da campeggio, ho visto. Infatti, la cucina, reparto cucina qua giù, reparto cucina, poi. Ci volevo mettere, cos'è questa? Tappeto cuoio, taglia S, qui all'entrata, scusami, perfetto, fa stile selvaggio. Metto qui, ecco, per centrato così. A terra, andiamo a vedere cosa mettere a terra. Pavimento comune, pavimento legno. Tipo pavimento esterno non c'è niente. Questo pavimento dolci, pavimento mattoni, no, è caldo, cioè è freddo. Facciamo qualcosa di legno che è più caldo, insomma, mentre sarà la musica. Pavimento comune, ritorniamo al pavimento comune. Se no, questo pavimento rustico. Sì, dai, pavimento rustico ci può stare. No, mi piace più il rustico in questo caso. E hai il muro. Ok, tappate. Muro a pannelli. Muro esotico. No, muro a cuori no. Muro comune no. Questo? No, sa la musica no. Qualcosa di più... vai. Che sembra più campeggio. Sì, sì. No, questo... Muro, cielo, risaia, nuovo. Inserisco questo. Siamo in mezzo a una risaia praticamente. Va benissimo. Continuiamo a cercare oggetti. Poi la seggiolina. Ah, guarda qua. Il cesto a picnic. Ma che siamo matti senza cesto a picnic? Come si fa a coltivare? Vai. Finestre verdi mi piacciono. Le lascio. Ancora. Ancora oggetti. Ah, vedi. Mettiamo questo al muro. Bene. Ci metto una bella, no, la branda l'ho messa, poi vediamo il tavolino. C'è un tavolino che possa riportare al campeggio. Insomma, non vedo tavolini che possano riportare al campeggio. Ci metto un tavolino rustico. Sì, non è che gli sia piaciuto. E poi la famosa seggiolina di plastica che ha messo anche fuori. Così, sì. Qualcosa per mangiare, insomma, ci vuole. Poi ci vorrebbe... allora, guardiamo un po'. Di trovare... No, televisione no, campeggio, niente televisione, no, 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 la radio, semmai. Ecco, cerchiamo la radio. Questa musica. L'orologio, sì. Vai, l'orologio legno. Almeno l'orologio per guardare il la radio, però sì. Anche una bella chitarra, perché anche in campeggio... Si sa che si suona la chitarra. Allora, andiamo qua, chitarra. Prendo una bella chitarra, no, country. No, aspetta, torna di qua, torna di qua. Un ukulele. Ho visto violini. Chitarra folk. Vai, e la mettiamo qua. Bagno all'aperto, così. Cielo. Allora, in campeggio mettiamo anche qualche oggetto per mangiare. Ma tipo un bel... Scusate. Allora, intanto mettiamoci la pizza, no. Cos'è? Piastra di cottura, cioè abbiamo già il grill. Mettiamo... Il picnic ce l'ho messo. Va, un bel thermos per il caffè. Poi andiamo a inserire. Che avevo detto però che ci volevo mettere? Non me lo ricordo nemmeno più. Comunque la chitarra ce l'ho messa. C'è anche il forno. Cetrioli ce l'ho messi. Qui sono le seggiole, angurie, varie seggiole. Niente, qui sono i quadri. Qui non c'è niente. Mi possa interessare. Ma la piantina mettiamocela, dai. Bella pianta, che è piaciuta anche. Chitarra con cataletto da fuoco. Ah, un frigo volevo mettere, un frigorifero, magari di quelli da portare a giro. Tipo quelli che si portano anche al mare, non lo so. Che dite? Vediamo. Queste cos'è? Sette stoviglie. Qui c'è una doccia. Questo è il cesto asciugamani.
c'è un frigo congelatore. Niente, non c'è. Allora ci mettiamo un frigo retro. Non è che ci stiamo anche in campeggio, il frigo retro. Vabbè, ma qualcosa dal frigo bisognerà tirare fuori per mangiare, no? Poi si cuoce tutto sul fuoco, però qualcosa ci vorrà. Possiamo mica morire di fame. Bene, io direi che questa casa molto selvaggia, molto easy, minimalista, può andare. Aspetta, torno un attimo fuori. Fuori l'avevo messi i fiori, sì, l'avevo messi. Sì, anche una seggiolina, il parcheggio. Ci metto anche un albero. Sì, l'albero ci vuole. Bell'albero di ciliegie. Perfetto. Così, vai, perfettissimo. Bene, io direi che è finita la. Aspetta, c'è qualche altra cosa? No, pensavo un ombrello, magari. Ma sì, un ombrello. Ce lo metto. Se lo trovo, perché ora dove sarà l'ombrello? No, qui l'avevo messo già prima. Qua, tra gli oggetti. Qui i giochi. Per il ten, cioè per lo sport, qui è scuola. Questo è cos'è? Kit del pronto soccorso, ce lo mette, il campeggio ci vuole. Qui lo mettiamo qui fuori. In caso succede qualcosa. Poi, questo l'ho già messo. Torniamo sui nostri passi. Niente telefono, noi queste cose, no, no, non siamo. Espositore. Bomba del gas, portavivande. Ah, niente, via. Non lo trovo, quindi vabbè. Direi che è finito il progetto di questa casa minimalista da campeggio. Vediamo se ti piace. Ecco, vediamo. Molto minimal, molto easy questa. Un campeggio estivo sotto l'acqua, direi. E che non capisco come fanno a non spengersi il fuoco, però. Eccoci qua nella casa di Teo con un frigorifero, campeggio con frigo. È un campeggio un po' particolare, sentiamo se gli è piaciuto. Wow, sono così felice che ti tirerei su 200 kg sulla panca. Accidenti. Uno sportivo. E ecco il sarcasmo aggiunto alle nostre faccine. Bene. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, per aver visto questo arredamento minimal del campeggio, molto easy, come dicevo prima. E che dirvi? Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, commentate e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Adesso vi saluto, ciao a tutti e al prossimo video!